Mario stava guidando in autostrada in compagnia di suo padre. Il viaggio era molto intenso e sarebbe durato a lungo. Il padre stanco sentì improvvisamente la necessità di sdraiarsi e chiudere gli occhi. Neanche un minuto dopo essersi steso si era già assopito. Poi accadde l'inferno. Circa 100 metri davanti a loro viaggiava un camion articolato che trasportava tronchi di legno. Improvvisamente una pietra al centro della corsia fece sobbalzare il pesante mezzo. Per il contraccolpo, un tronco si staccò entrando nella traiettoria dell'auto e, come in una scena a rallentatore, Mario lo osservò inebetito mentre sfondava il parabrezza, terminando la corsa conficcandosi nel sedile posteriore dopo aver sfiorato l'anziano padre. Egli, se avesse tenuto lo schienale in una posizione verticale, sarebbe stato colpito, se la cavò invece con una ferita superficiale. Le nostre vite sono film originali e imprevedibili, in cui ogni azione e ogni conseguenza possono cambiare in un attimo. Che il padre avesse deciso di stendersi non poteva essere casuale. Lui stesso raccontò più tardi di non averlo mai fatto. Quel giorno all'improvviso aveva sentito la testa farsi pesante e non era più riuscito a tenere gli occhi aperti. Sdraiarsi e dormire era stata una necessità impellente, un segnale che non poteva ignorare, gli aveva salvato la vita. Ma chi era stato?